mercato dei vini di Piacenza non potevamo fare un saluto a uno dei padri fondatori della FIVI, Piero Pan. Sì, grazie per questo vostro pensiero. Io ho l'orgoglio veramente di aver aiutato la fondazione di questa federazione, che ritengo importante perché è la categoria che mancava appunto in Italia, che rappresentasse le aziende agricole e i vignaioli in particolare. Qui oggi vediamo una bellissima giornata di vino, tanti vignaioli, ci presenti però anche la sua azienda. Beh, innanzitutto parliamo anche di questi vignaioli, che anche loro sono molto soddisfatti di venire, ogni anno sempre più numerosi, perché cresciamo sempre di più. Fra un po' la fiera dovrà aumentare i suoi spazi, perché non ci stiamo. E invece per quanto riguarda la mia azienda, è nata ancora nel secolo dell'Ottocento, esattamente nell'880, con mio nonno, che si chiamava come me, Leonildo, medico chirurgo appassionato di vini. Ha iniziato lui, ha trasmesso la passione a mio padre e a mio zio. Sono rimasto solo io, dopo che mio padre si è sposato a 50 anni, questa passione l'ho vissuta vivendo proprio sul campo, facendo i primi lavori manuali, ancora con i torchi di legno, quelli verticali. E nel 67, appena diplomato, ho modificato subito quello che sono le attrezzature, perché lavorare sì, ma lavorare con giudizio. Quindi abbiamo introdotto le prime presse meccaniche Vaslin, poi in seguito le presse pneumatiche, abbiamo migliorato la viticoltura e siamo riusciti a ottenere anche dei bellissimi risultati che ci hanno premiato nel tempo, anno dopo anno. Quest'anno ho fatto 50 vendemmie. I nostri figli hanno già 37-38 anni ed è giusto il momento di passare. Quindi tra tradizione e innovazione il vostro, direi, è un messaggio che qui anche è ben ripreso. Diciamo che attraverso la tradizione si capisce meglio e si comprende l'innovazione, che è necessaria nella tradizione, perché tradizione non vuol dire continuare a lavorare col torchio a mano, e chiaramente bisogna pensare alla qualità, però attrezzandosi con l'innovazione che ci dà appunto la possibilità di migliorarsi anche come qualità. Adesso abbiamo anche le presse sotto azoto per cercare di mantenere anche i profumi di questo mosto, che poi diventerà un ottimo vino. Quindi la tecnologia in cantina è stata veramente all'altezza.